Benvenuta e benvenuto a Lezione Consento che Posso, nella playlist dedicata alle lezioni di antropologia culturale. Se non l'hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al canale, a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornata e aggiornato sui video che verranno pubblicati. Ti invito inoltre a seguire Sento che Posso sui canali social Facebook, Instagram e Twitter. In questa video lezione affronteremo un tema molto importante per l'antropologia e non solo, quello della razza e della distanza genetica. Sicuramente una delle prime cose che colpisce osservando l'umanità è la grande varietà che la caratterizza, dal punto di vista fisico, dal punto di vista linguistico e soprattutto sul piano culturale. Infatti l'umanità è contraddistinta da una grande varietà di comportamenti, di idee, e questa varietà caratterizza anche coloro che condividono gli stessi modelli culturali. Accanto però a questa grande varietà possiamo individuare anche un elemento di unità che contraddistingue l'umanità. Alla fine del XVIII secolo il naturalista Georges Leclerc de Buffon fu in grado di stabilire che i gruppi umani fanno tutti parte di una sola specie. Nella seconda metà dell'Ottocento gli antropologi dimostrarono che gli esseri umani sono tali proprio perché sono tutti produttori di cultura, e i linguisti giunsero a stabilire che le lingue parlate, al di là delle differenze, possiedono comunque delle strutture grammaticali paragonabili dal punto di vista della complessità. Certo, una delle prime cose che ha colpito gli studi sull'umanità e che ancora oggi mette in evidenza gli elementi di varietà ha a che vedere con le differenze fisiche. Per molto tempo, infatti, l'aspetto ha costituito il principale fattore di riconoscimento della differenza. Nell'antichità forse un'eccezione può essere indicata negli antichi greci, che usavano come distinzione la lingua, gli elleni, quelli che parlavano greco, e i cosiddetti barbari, cioè tutti coloro che non parlavano greco. Per molto tempo le differenze fisiche sono state di supporto ad ideologie e pratiche di discriminazione. Il colore della pelle ha costituito, in molti casi, costituisce ancora purtroppo, un marcatore di diversità, da cui vengono fatte a volte dipendere erroneamente delle differenze culturali. Il razzismo, infatti, ha preteso di stabilire un nesso causale tra l'aspetto fisico e la cultura e ha cercato di giustificare il fatto che ad una supposta superiorità sul piano fisico corrispondesse necessariamente una superiorità sul piano culturale. Il razzismo ruota intorno al concetto di razza. Gli studiosi però hanno dimostrato che non si può parlare di razze umane, come potremmo parlare di razze canine, di cavalli, perché non esiste alcun criterio per individuarle, al fine di individuare però un criterio che sia ovviamente di carattere scientifico. La razza infatti è ormai appurato essere una costruzione culturale. Si pensi al modo con cui le razze in alcuni paesi vengono identificate. Negli Stati Uniti i gruppi razziali sono riconosciuti ufficialmente, si parla di bianchi, di neri, però qui un individuo non è classificato sulla base del proprio aspetto, ma in relazione ai suoi discendenti, quindi una persona potrebbe essere bianca o nera a seconda che i suoi ascendenti fossero considerati a loro volta bianchi o neri. In Brasile avviene esattamente l'opposto, vale il contrario, un individuo appartiene ad un tipo sulla base invece del colore della pelle e del suo aspetto. Le differenze tra i gruppi umani che sono comunque osservabili possono fondarsi come unico criterio scientificamente valido sulle differenze fondata appunto sull'esame del DNA e dei suoi componenti di base.
Le ricerche scientifiche confermano che le differenze somatiche tra gli esseri umani, anche quelle più evidenti, sono in realtà delle differenze superficiali e relativamente recenti nella storia della nostra specie. Le origini dell'uomo anatomicamente moderno, il cosiddetto Homo sapiens sapiens, sono da situare in Africa orientale e non risalgono ad un'epoca anteriore di 100.000 anni fa. Vi sono fondati motivi per supporre che la nostra specie abbia raggiunto il suo aspetto attuale, nonché le sue capacità intellettuali e linguistiche, in tempi ancora più recenti, ossia circa 50.000 anni fa. Fu a partire da questa data che gli esseri umani moderni cominciarono a differenziarsi somaticamente, in seguito ad un processo migratorio e di dispersione della specie che avrebbe portato l'Homo sapiens sapiens a colonizzare la quasi totalità del pianeta nel giro di 10-15.000 anni. Le ricerche dei genetisti stabiliscono che gli esseri umani quindi possiedono un corredo genetico del tutto simile. Le ricerche fondate su metodi di indagine sull'eredità del DNA mitocondriale e del cromosoma Y hanno consentito, osservando le loro variazioni e la loro distribuzione presso popolazioni diverse, di determinare punti di distacco tra i gruppi umani presi in considerazione. Si parla infatti di distanza genetica. Sembra che quanto più tempo è trascorso dalla separazione di due popolazioni, tanto più grande è la distanza genetica tra di esse. Tale distanza genetica potrebbe costituire una specie di strumento con cui ricostruire il processo e i tempi di allontanamento dei gruppi umani nel corso della colonizzazione del pianeta. È stato possibile infatti stabilire con una buona sicurezza che l'origine dell'Homo sapiens sapiens è da collocarsi nell'Africa centro-sud orientali, da cui emigrò passando prima in Medio Oriente, poi in Europa e in Asia per raggiungere il continente australe e le Americhe tra i 30.000 e i 15.000 anni fa. La distanza genetica però è frutto in realtà della cultura. Perché se la distanza genetica tra le popolazioni è frutto di migrazioni, queste ultime traggono a loro volta l'origine da fattori ambientali e culturali. Nella preistoria, l'impoverimento di alcune regioni e l'abbondanza di altre per quanto riguarda la disponibilità di certe risorse indussero gruppi umani a spostarsi. Ma anche l'elaborazione di nuove tecniche di produzione del cibo può aver messo alcuni gruppi umani nella condizione di sfruttare risorse in aree diverse da quelle occupate abitualmente e quindi averli spinti a migrare. Se le migrazioni portarono all'allontanamento e quindi all'isolamento parziale dei gruppi umani, con la conseguente distanziazione sul piano genetico, beh, allora a questo punto si può riconoscere che questa distanziazione deve essere considerata come l'effetto di spinte culturali più che biologiche. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato, ti invito ancora ad iscriverti al canale, cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato e aggiornata sui video che verranno pubblicati e segui Setto che Posso su Facebook e su Instagram e continua a seguirmi. Ciao!